Vallefoglia tira un primo sospiro di sollievo. Diminuiscono i casi di contagio da Covid-19 e sono ufficialmente guariti anche la prima bambina risultata positiva al virus in tutte le Marche residente a Montecchio e il parroco della cittadina Don Orlando Bartolucci. Intanto il sindaco Palmiro Chielli guarda avanti in vista della ripresa economica e annuncia un protocollo d'intesa siglato con gli altri comuni dell'Unione Pian del Bruscolo. Ma la situazione a Vallefoglia in questa settimana è fortemente migliorata, si sono ridotti i numeri dei deceduti in questi ultimi 10 giorni e si sono fortemente ridotti i ricoveri ospedalieri e soprattutto quelli in terapia intensiva e diciamo si sono ridotti anche i numeri dei contagi, quindi è una situazione importante, fortemente migliorata, che non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia, nel senso che nel weekend del 25 aprile e del 1 maggio bisogna continuare a mantenere il rispetto delle regole e poi diciamo nelle giunte che avvengono attraverso le nuove forme previste dalla legge, cioè via web, la giunta dell'Unione ha deliberato un protocollo d'intesa sull'economia per dare una mano alla ripresa delle attività produttive e la giunta comunale di Vallefoglia appunto ha determinato una ricognizione delle risorse finanziarie 2019 e le altre attività di normale amministrazione. Ovviamente cerchiamo di fare di tutto e di più per continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica. Ieri abbiamo deciso di mantenere la presenza degli ortici tutti i giorni della settimana con il riguardo delle distanze. Troveranno un cartello che dice che bisogna mantenere le distanze e stare a casa, come si è visto, paga per la salute della comunità, dei cittadini della città di Vallefoglia.